Siamo in compagnia di Lorenzo Stabile, autore del libro Dentro le Vele. Lorenzo, sempre più giornali e televisioni parlano di quartieri come degradati al limite del disagio, tipo chiaramente lo Zena a Palermo, anche a Milano, Quartoggiaro, Corvetto, per finire anche il quartiere Le Vele di Scampia. Allora, qual è la ragione, visto che tu vivi sul campo? Il quotidiano, la ragione e il motivo di aver scritto questo libro. C'era la voglia, ma anche la necessità di dare un'immagine di Scampia un po' diversa, che non fosse la solita stereotipata della faida di Scampia, dei delinquenti, dello spacciatore, dei rapinatori, della gente che non ha voglia di fare niente, dei servizi sociali che non esistono, della polizia che non esiste, degli insegnanti che non fanno il loro lavoro. Mi sembrava un riconoscimento a tutti coloro che fanno in quel territorio e fanno davvero tanto, perché non sono soltanto i poliziotti, ma ci sono gruppi di volontariato, ci sono gruppi di assistenti sociali che vanno anche molto al di là di quello che potrebbero, di quello che sarebbe nelle loro possibilità fare. E quindi mi sembrava un giusto riconoscimento. Scambia purtroppo assurge alla cronaca, agli onori della cronaca soltanto per queste motivazioni. C'è anche dell'altro, c'è anche l'altra faccia di Scampia. Da qualche anno Scampia sta cambiando qualcosa in meglio e questo lo notiamo. Quindi mi sembrava il caso di dare un segnale e di essere in qualche maniera più vicino ai ragazzi, soprattutto ai giovani, che hanno sempre meno fiducia delle istituzioni. Quindi proprio come dici tu, si tratta di un vero cambiamento culturale, nel senso che non è solo forse la mancanza del lavoro che crea queste situazioni di disagio, ma su quello su cui bisogna puntare, proprio cambiare la cultura, cercare di incentivare questi ragazzi a fare altro, sapere che c'è altro. Assolutamente sì, immagina che nel 1997, anno in cui è nato il commissariato di Scampia, in quel territorio non c'era assolutamente nulla, non c'era una sola attività commerciale e su un territorio di 100.000 abitanti non poter contare su una sola attività commerciale, per non parlare di quelle ricreative, cinema, teatro, quant'altro, puoi facilmente immaginare che ovviamente l'unico interesse dei ragazzi era quello della strada. Nel corso degli anni c'è ancora molto da fare, ma nel corso degli anni è cambiato molto. Il fatto che i ragazzi possano contare su associazioni, possano contare su dei teatri, possano contare sul cinema, possano contare addirittura su una casa editrice, mi sembra un fatto importante. La cultura è fondamentale da questo punto di vista, non basta solo il lavoro, ma la cultura deve dare uno slancio. Ragazzi percepiscono questo cambiamento, hanno voglia di cambiare, sono disponibili. Sarà un percorso lungo, ma almeno è iniziata la cosa. Prima non c'era assolutamente, non era nelle righe delle persone intuire un benché minimo valore della cultura. Oggi le cose stanno cambiando e siamo fiduciosi, qualcosa sta cambiando. Francesca Perrini. Dottoressa Perrini, qual è il modo secondo lei più giusto e più efficace per rieducare soprattutto i giovani che vivono situazioni di disagio e come stimolarli a scoprire che ci sono cose positive intorno a loro anche in quartieri disagiati? Intanto iniziare a parlare dei giovani dal loro punto di vista e questa è la partenza. E poi considerare che il contatto con i minori è fondamentale. Saper comunicare e soprattutto saper prendere in carico quelle che oggi sono le varie e svariate forme di disagio minorile. Oggi si parla di devianze al plurale proprio per questa ragione, perché c'è un malessere diffuso e gli adulti sono in difficoltà. È il mondo degli adulti che va preso in carico, perché le difficoltà maggiori le esprimono proprio gli adulti rispetto alla capacità di intervenire nella maniera più adeguata per recuperare un mondo che oggi è in forte crisi, che è quello proprio che poi spinge a espressioni di devianza e di criminalità. Quindi anche il ruolo dei genitori in questo senso, soprattutto in questi ambiti, è fondamentale. Fondamentale, la dimensione proprio della capacità genitoriale, della capacità di affettività nella dimensione più corretta e più equilibrata, sicuramente è uno degli aspetti che va assolutamente sondato, approfondito e analizzato.
Perfetto, grazie mille. Siamo con la dottoressa Silvana Calaprice. Dottoressa, nel libro si raccontano situazioni di disagio, situazioni ai margini che si vivono a Scampia, ma che sono riproducibili in diversi quartieri in tutta Italia. Quindi, com'è possibile intervenire per cercare di modificare la situazione, se ci sono degli strumenti adatti per farlo? Stamattina abbiamo presentato il libro in un'aula universitaria dove c'erano tutti gli studenti educatori. E proprio una delle domande che è stata fatta da una di queste ragazze era relativa al fatto che, lavorando in un contesto barese specifico, per quanto ci fosse da parte della Caritas, da parte di tutta una serie di un'organizzazione, una serie di attenzioni, però emergevano non solo gli stessi problemi, ma le stesse difficoltà che attraverso le varie analisi del testo sono emerse. In realtà le abbiamo analizzate, il problema è sempre quello, bisogna lavorare in rete. Questo è un testo fatto di tanti fatti che ancora una volta dimostrano che, se restano fini a se stessi e non vengono coadiuvati dall'aiuto della scuola, delle strutture e degli altri enti, rischiano poi di lasciare ogni soggetto quasi con la sensazione di impotenza di fronte alla possibilità di risoluzione. Soluzioni ce ne sono, ma bisogna volerle e bisogna rimettersi in comunione, in modo tale da trovare le strategie tutti insieme. Quindi, a quello che dice lei, diciamo, l'intento e gli sforzi da parte di tutte le istituzioni e associazioni ci sono. Che cos'è che manca di fatto? Guardi, io ho anni che lavoro, noi parliamo di sistemi formativi integrati, è proprio questo l'obiettivo, di mettersi in rete. Parlando con le varie istituzioni tutti ne hanno voglia, ma manca sempre qualcosa perché questo si verifichi. È un problema però di persone, perché le posso garantire che ci sono certi quartieri e certi luoghi dove le persone, indipendentemente dalla corrente politica, dall'orientamento eccetera, si incontrano per trovare strategie adeguate per quegli uomini, per quei soggetti e per quei bambini, e lì il tutto funziona. Quando si segue molto la burocrazia spesso non ce la si fa. Grazie mille.